Secondo me quello che è importante del punto del pareggio di Bergamo è proprio per come è arrivata, per le situazioni ambientali e anche di classifica che eravamo sia noi che l'Atalanta, e quindi eravamo passati svantaggio e poi non abbiamo mollato, che ci vuole un pochino di fortuna, ma che la fortuna comunque riesci a portarla dalla tua parte se ci credi e non molli mai. Se pensate a un giocatore della Fiorentina del passato, voi che a Firenze ci siete stati, qual è il giocatore di riferimento? Non tanto per ruolo, ma proprio per importanza, per rappresentare la Fiorentina. Ma ce n'è stati tanti nell'ultima, cioè c'è stata la Fiorentina prima dei Della Valle, che penso che il più rappresentativo, comunque quello che i tifosi si ricordano con più è Batistuta, o comunque ce n'era, cioè sì, attaccanti Batistuta, e poi quello che contano di solito sono gli attaccanti, però ce n'è stati tanti nella Fiorentina dei Della Valle. Allo stesso modo, non so, chi, Tony, Sì, forse Luca. secondo me nel cuore, ecco, della gente ce ne sono quattro. Uno è Batistuta, perché comunque sì, Tony fece 31 gol in un anno, cioè una cosa clamorosa, quell'anno era pazzesco, secondo me l'attaccante più forte che c'era. Però è stato poco. Però è stato poco, Batistuta è stato per tanto tempo e questo ha fatto sì che lui entrasse veramente nel cuore della gente. Antognoni, perché viene considerato il capitano della Fiorentina. Poi Daniele Gamberini. Quelli non si contano nelle, cioè ci vuole qualche mano ancora. Rui Costa, per comunque per la classe che aveva, per quello che ha fatto sognare la gente che lo guardava giocare, tant'è che quando fece l'addio la gente piangeva, e Passarella perché era difensore simbolo della tenacia, della determinazione, quello che poi alla gente di curva della Fiorentina piace, nel senso la gente che non molla mai, la gente che lotta. Questi secondo me sono i quattro simboli le icone della curva Fiesole. Di solito in casa il padrone di casa tiene le chiavi. Per chiudere la difesa, tenete le chiavi una volta a testa, voi due che siete esperti. Ma Le chiavi. già non abbiamo giocato tanti minuti insieme, quindi bisogna, diciamo che la dividiamo con tutti i componenti della difesa. L'importante, come si diceva prima, è che la squadra arrivi al risultato. Poi è naturale che ognuno di noi, io sono contento e vorrei giocare allo stesso tempo Ale come gli altri ragazzi che ne fanno parte. L'importante però è arrivare al risultato tutti insieme. E io volevo tornare sul discorso della difesa, perché da quando c'è Marano avete la seconda miglior difesa del campionato, se uno prende in considerazione l'arco temporale, no? E Rolli la settimana scorsa ci diceva che a lui paradossalmente preferisce allenare la fase offensiva, no? Quindi ci lasciava intendere che il fatto di magari andare in campo pressando più alti, con il baricentro un po' più alto, è una delle chiavi per il fatto di essere riusciti a migliorare dietro difensivamente. Sì, quello che è importante per un difensore è come si comportano anche i centrocampisti e gli attaccanti davanti, perché la fase difensiva parte appunto dagli attaccanti, comunque dalla pressione che si riesce a dare sui portatori di palla, e di conseguenza ci permette di non scappare, di non arretrare tanto, perché c'è poche volte palla libera, comunque gli avversari riescono a giocare meno con tranquillità. Questo secondo me è uno degli aspetti che agevolano di più una buona difesa. No, io mi piace usare come parametro per giudicare una partita, la fase difensiva di una partita, mi piace prendere quante palle libere tu, beh,
dai la possibilità di giocare all'avversario, cioè più palle libere dai la possibilità di giocare a loro nelle fasi, chiaramente nelle zone più importanti, che sono diciamo dai 60 metri verso la porta, più palle libere lasci a loro, più secondo me fai fatica. E quando invece, come diceva Dario, in sostanza, poi il succo è sempre quello, quando tieni una pressione alta, tieni diciamo la palla sempre coperta, e questo è dovuto all'aggressività di tutti quanti i componenti della squadra, dalle punte che cominciano la prima pressione ai centrocampisti e ai difensori, dai meno modo agli avversari, uno, di ragionare, due, di comunque di avere una palla giocabile, quindi la linea difensiva deve scappare indietro, si allungano i reparti, si aprono le linee di gioco, e quindi diventa tutto più difficile. Quello secondo me è un parametro, e ultimamente vedo, ecco, per quando ho giocato io, ma anche quando ho visto giocare per esempio col Torino in casa, e loro riuscivano a tenere la linea alta perché c'era pressione sulla palla sempre, e questo secondo me è un fattore che ha fatto la differenza fino adesso. Contro Gomez come era andata in Champions quella volta? Malino, non benissimo. Io non mi ricordo. Cioè, col Bayern, sinceramente, è andata quasi sempre male. A parte quando ci rubarono. Però era. Cioè, di base erano comunque un po' dura. Era difficilotto giocare là. Beh, una grande squadra, un grande stadio tutto. E poi. Buona squadra, io la vedo, cioè anche solo a pensare di incontrare, cioè fisicamente, tecnicamente sono dei carri armati che, cioè ti mettono anche un po' di timore quando entri in campo. E Gomez rappresenta, cioè, il centravanti grosso, veloce, tecnico, che sì. Completo. E quindi non era andato benissimo. Sì, Diamanti, sì, completamente altre caratteristiche. Speriamo che ci abbia il fuso rano. È uno che gli piace molto di più staccarsi dalla linea, andare a prendere palla. È un altro di quelli che gioca molto bene, che ha personalità, e che la Fiorentina ha un grosso possesso di palla, e quello sarà sicuramente una delle armi che cercheranno di usare come fanno sempre. Noi, da canto nostro, bisogna mantenere quello che è la nostra identità, cioè di cercare di dare pressione in modo che riescano poco in questo suo modo di giocare, e perché poi, come diceva Ale, questo possesso palla fa sì che poi si aprano degli spazi, e hanno anche qualità poi di velocità e per far male. Anche Cuadrado è sempre stato un bel rompiscatole contro il Chievo. Sì, ma quelli forti sono rompiscatole con chiunque, quindi è normale, sono giocatori di qualità, lui ha qualità, velocità e tutto, quindi è uno di quelli che come sempre bisogna aiutarsi, e come succede in un buon reparto difensivo, agire di reparto e fare in modo che non sia mai uomo contro uomo.